Buonasera. Ah, vi sento, vi vedo. Buongiorno, buonasera. Buongiorno, buonasera. No, buonasera, siamo all'orario di Shanghai, ci adeguiamo a Nino. Buonasera per Ci Nino. siamo! Grande! Ciao Ci Nino. siamo! Ciao, ciao, ciao. Che facciamo di bello? Lavoriamo. Lavoriamo a manetta. A manetta. A Cucinare manetta per tutti quei e... cinesi, Nino. Ma... No, no, vabbè, i cinesi, ti dico la verità, è una bella sfida. Dopo 10 anni che sono qua è una bella sfida. E le persone che vengono qui già sanno quello che andranno a mangiare, quindi Wow. loro sanno, però io non so mai quello che cazzo devo cucinare, perché poi è tutto capita come, lo sai, noi abbiamo un menù alla carta e poi abbiamo un menù che si chiama il menù dello chef. Il menù dello chef consiste che io apro il frigorifero, faccio 10 piatti e li faccio assaggiare, quindi è tutta una sorpresa. È come se fosse un quadro, però loro mangiano per una sola volta. Quindi il giorno dopo, che vengono dopo una settimana, dici, ma io vorrei mangiare un'altra cosa, e io gli dico, io non me lo ricordo, cazzo, che ho fatto. Ma Quindi... perché poi tu non hai a che fare con una clientela qualsiasi, con tutte le persone che vengono, perché uno dice preparo dei pasti per 50-100 persone, tu invece lo No, no. moltiplichi per di 100. Noi, allora, il nostro ristorante consiste in una, chiamiamola così, esperienza. Quando sono arrivato in questo a Nanjing, io ero in Italia, in Sicilia, dove avevo il mio ristorante. E in poche parole, io avevo creato uno dei ristoranti. Ne avevo più di uno, però di quello vero ne contiamo uno. In poche parole, io avevo creato un turismo rurale a base di pesce. Tu lo sai, dopo tanti anni che lavori nel ristorante, per un cuoco la cosa bella è quello che i clienti hanno fiducia in te e quindi non scelgono, non chiedono. È una cosa diversa, è bellissimo. Quindi 12 anni fa io ho creato il primo turismo rurale in Sicilia a base di pesce, dove i clienti arrivavano, loro sceglievano solamente vino bianco o vino rosso, che io gli portavo sia vino bianco che vino rosso, o acqua naturale o acqua gassata, che io gli portavo già naturale e acqua gassata. Quindi non c'era un cazzo da poter decidere. E poi tutto quello che faceva parte del mangiare, noi avevamo un menù che io stabilivo un menù e quindi si faceva questo menù. Il locale ha funzionato a bomba, ha funzionato tanto, ha funzionato Che veramente cos'è che ti ha tanto. portato, che cos'è che ti ha portato fino in Cina, a Nanchino? E allora ti spiego com'è la situazione. Siccome io da italiano, come tanti altri in Italia, non siamo stati fortunati, diciamola così, fortunati, perché abbiamo aperto un'attività. E giustamente questa attività che noi apriamo a soli 24-25 anni, lo Stato con le tasse e con tutte le cose da pagare, non ti dà, la realtà non ti dà la possibilità di venirne fuori alla fine del mese. Tutti noi sappiamo che purtroppo noi lavoriamo e giustamente lavoriamo per portare il pane a casa. Io ho famiglia, cioè in questo momento Come ne ho tutti i due. mestieri, Cioè io in questo come momento ne due ho due, famiglie, quindi devo lavorare di il prima doppio. una famiglia italiana che siamo venuti insieme, poi abbiamo divorziato e c'è una famiglia cinese, quindi è un bordello, ma diciamo così. Quindi lavoro per giustamente portare il pane a casa. E dopo 2 anni di sacrificio che ho fatto nei miei ristoranti, diciamo un ristorante, ho fatto talmente tanti sacrifici che per 2 anni io ho visto passare solamente i soldi. Ma questi soldi non erano i miei. E quindi ho fatto due conti. Cioè io ho investito dei soldi e questi soldi non sono mai arrivati e allora ho deciso, sai che c'è? Meglio fare l'operaio, giustamente, e non fare l'imprenditore. Perché giustamente, come voi sapete, anche in Italia, cioè, se tu pensi lo scontrino, cioè il 26%, pensi i contributi che devi pagare sulle persone che lavorano per te, non è semplice, non è facile. Io guarda, facciamo un calcolo, guarda, io ho aperto il mio turismo rurale, 25 euro a persona, guarda, ti faccio un calcolo, facile, facile, così tu capisci che anche che io avevo 100-150 persone al giorno, io perdevo i soldi. Ed è una cosa bestiale. Io dopo 8 anni, 9 anni, perché non riuscivo a capire. Cioè, il locale è sempre pieno, la gente sempre veniva. Però fai il calcolo, se tu ti metti a regola con tutto quello che fai, fai gli scontrini, metti le persone a regola a lavorare, un calcolo facile, i 25 euro a persona non servono neanche a pagare il mangiare.
sì, l'affitto, quel, non ci esci. Non ma ci certo, esci. Tutte le spese anche... uscenti. Parliamo di, io avevo, in un ristorante avevo quasi 32 dipendenti, quindi non è un ristorante piccolo, non parliamo di una cosa piccola. Avevo creato qualcosa in grande e pensavo di farcela, ma non ci sono riuscito. Ma che cosa succede? Circa 11 anni fa, dopo che ho deciso di mia spontanea volontà di mettermi di nuovo in gioco nella mia cucina, perché poi lo sai, dopo 2 anni che tu fai turismo rurale, non è la stessa cosa di quello che tu vuoi, perché poi alla fine non si guarda più il soldo, non si guarda più, si guarda anche l'ambizione, diciamo così, l'ambizione, si guarda alla carriera, quello che io ho sempre voluto, cioè io venivano le persone da me per mangiarsi la carbonara, però io nella mia mente la carbonara, lo spaghetto carbonara non esisteva, non c'era, cioè non c'era. Io ho sempre pensato tipo un raviolo carbonara o una tagliatella, cioè una cosa diversa, cioè, ma non uno spaghetto carbonara. Quindi sei un chef creativo, quindi non sì, diciamo troppo convenzionale. Sì, no, io per esempio non era nel mio, era una cosa che io facevo perché, ripeto, cercavo di portare il pane a casa per mantenere la famiglia, però dopo 2 anni mi sono accorto che non era quello che io realmente volevo da questa vita. Mi arrivano 3 richieste di lavoro, una in Australia, una in America e una in Cina. E tu lo sai che in Sicilia, in un paesino di 2000 abitanti, Santa Croce Camerina, cioè 8000, allora ti spiego, io non sono siciliano, sono della Basilicata, mi sono trasferito in Sicilia perché la mia ex moglie era siciliana, quindi ci siamo trasferiti là e vivevamo in un paese che era 8000 abitanti, ma come anche voi sapete in Sicilia la mentalità è un pochettino chiusa. Quindi quando ho detto scelgo la Cina, le persone mi hanno cominciato a vedere tipo, sai, ma tu sei un pazzo, tu sei un pazzo, cioè un pazzo. Ho detto sì, io me ne vado in giro, voglio andare a provare la Cina, anche perché, ripeto, la Cina nella mia mentalità, nella mia mente, diciamo così, nella mia idea di questa, come te lo devo spiegare, qualcosa di grande, perché la Cina è grande. Eri attratto dalla Cina, lo vedevi come un posto? No, la prima cosa che ho pensato è stata, allora, non c'è un continente più grande della Cina, quindi non mi può andare male. C'è una situazione, la devo trovare per forza, quindi in un continente così grande non può esistere che può andare tutto male. Ho più possibilità. La verità è stata questa. E poi ho pensato sempre che, in poche parole, la Cina come grandezza aveva anche il suo fascino e anche i suoi, come posso dire, le diversità. Quindi potevo trovare di più ispirazione per quello che riguardava il mio lavoro. E quindi sono arrivato in Cina a Foshan. Il primo lavoro che mi era stato offerto era a Foshan, nel Guangzhou. In poche parole, tu ce l'hai presente. Ora diciamo la verità, cioè io sono arrivato in Cina a Guangzhou, nell'aeroporto di Guangzhou, io sono svenuto, ma non perché, per la grandezza, perché la grandezza era talmente grande che la confusione delle persone, io che non parlavo il cinese, non parlavo inglese. Quindi mi sono sentito con una bambina di 2 anni, perché mia figlia e la mia ex moglie sono venuti insieme a me. Quindi avevo la mia bambina in braccio e non sapevo come chiedere per andare a bagno, per mangiare qualcosa o per... Certo. Lo sai, sono tante cose. Quindi sono arrivato a Guangzhou che è stato qualcosa di... una bomba. Ce l'hai presente quando arriva una bomba? Ma che sta succedendo nella mia vita? Io vengo da un paesino... Sì, 8000 abitanti. Un cambio radicale, una trasformazione radicale. Ma parliamo non di un cambio solamente, parliamo di una cosa che non si può spiegare a parole, così. Stratosferica. Inizio a lavorare presso un ristorante italiano a Foshan. Cioè, in poche parole, il proprietario mi viene a prendere all'aeroporto e mi porta a Foshan. Da Guangzhou a Foshan la situazione è totalmente diversa.
totalmente diverse, perché 4chan, come voi sapete, 10 anni fa, quando io sono arrivato, non aveva, cioè, non era bella come se fosse la Cina, cioè, ancora si vedevano le persone con carretti, con cioè, le persone che vendevano i mienjin, certo, sulla strada, quindi certo. È come se un cinese va a Milano e poi si trasferisce a Castelluccio Inferiore, che è 1500 abitanti, cioè io ho avuto questa sensazione, ma c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non funziona. Comunque arriva a Foshan e la situazione che è stata, che il proprietario aveva aperto un ristorante italiano, parliamo di 10 anni fa, in un paese, Foshan, perché era un paese all'epoca, dove non c'era metro, dove non c'era niente, cioè a far capire il ristorante italiano è come chiedere la grazia a Padre Pio, è come, hai capito? Quindi ho detto io, vabbè. Nino, e come mai il tuo capo, il tuo primo capo, penso che sia italiano, era già lì? Siciliano, loro mi hanno chiamato a me per fare l'apertura, siciliano, e mi hanno chiamato a me per fare questa apertura. E in poca parola io faccio il menù, io gli ho detto ma facciamo un menù italiano, perché ho detto vabbè facciamo un menù italiano. Guarda, io ti dico la verità e non mi vergogno, io sono stato quasi, io ho fatto l'apertura del ristorante e per 20 giorni io piangevo tutti i giorni piangevo, perché che cosa succedeva? Il proprietario mi diceva di fare la pasta al dente, stile italiano, io mantenevo tutte le regole di quello che era l'italianità, tipo la bolognese, come si fa la bolognese, come si fa la carbonara, però in un paesino come Foshan, quindi io ero... Tu ce l'hai presente? Tu mandi un piatto fuori, il cliente ritorna il piatto, dice no, non la mangia. Ma è crudo. È crudo. E io ho detto, vabbè, allora facciamola più scotta. La prima esperienza in Cina io non sapevo come era la situazione. Facciamola più scotta. No, ma qua c'è troppo sale. C'è troppo sale. Oh, non c'era un piatto che tornava vuoto, tutti i piatti pieni, tutti, e la gente si lamentava fuori, che sorpresa, come per dire ma sto chef che avete preso qua, che comunque dopo 20 giorni io chiamo il proprietario e gli dico: Antò, guarda, io non voglio niente, cioè non voglio soldi, non voglio niente. Avevo qualche soldo da parte e gli dissi a sua moglie, che era cinese: per favore, portami in giro nei paesi limitrofi, fammi capire loro come mangiano, perché io se sto qua, io mi esaurisco, io per 20 giorni piangevo, dici ma come, ma assaggia la tua, non credevo ai miei occhi, non ci credevo. E in poche parole io finisco il mese, prendo un'amica della moglie del mio primo titolare e mi porto in giro per quasi 45 giorni. Cioè, noi andiamo a Guangzhou, andiamo là, senza soldi, cioè io non ho voluto neanche un soldo, non ho lavorato, però mi accontentavo non guadagnare un soldo, ma almeno cercare di capire che cosa mangiavano, che gusto mangiavano. Certo. La cultura, quello che mangiavano, cosa mangiavano, quello, vabbè, ho visto cose che terribile, cioè a me mi ha portato, tu lo sai, nel Guangdong mangiano di tutto, cioè, sì, so, cioè, ho visto cose, ho detto, cioè, la carbonara non me la mangiate la scimmia, però no. Anche quello aveva un significato, cioè era tutto un significato, il gusto era qualcosa di totalmente diverso da quello che noi potevamo portare in Cina, specialmente nel Guangdong, dove tutti noi sappiamo che la cucina del Guangdong è conosciuta in tutto il mondo, quindi non puoi andare nel Guangdong per fare qualcosa o per importare qualcosa della Sicilia. La Sicilia è troppo piccola per coprire il Guangdong. Parliamo di 10 anni fa, non parliamo di adesso. Comunque, io faccio questi 45 giorni in giro per questi posti dove ho mangiato di tutto, mi deve credere, di tutto. Ho detto, io che sto qua e mo devo mangiare.
Vabbè, certo, mangiato per uno chef deve almeno sentire il gusto dei piatti. Sì, sì. Perché comprendere i gusti locali. Sono ritornato nel ristorante e ti dico la verità. Io non dico bugie in questa intervista, tutto quanto alla verità, e posso elencare tutto con fotografie e tutto. Io sono tornato al ristorante e ho cucinato tipo Pizza Hut. Ce l'hai presente Pizza Hut? La carne, gli spaghetti nel piatto, il pezzo di mais. Guarda, ti dico la verità, il ristorante ha incominciato a volare. A Foshan ha volato. Il ristorante ha volato. Non si faceva più un italiano, si faceva qualcosa di western che era più conosciuta e funzionava, funzionava. Però sai, dopo 5 mesi io ho parlato con il mio capo e gli dissi, guarda, io sono contento che il locale adesso sta funzionando, quindi non hai bisogno più di me, che non hai più bisogno. La pizza, prima facevamo la pizza napoletana, 24 ore per fare il lievito, quello che è. Poi abbiamo fatto pizza, tipo pizza, e la gente mangiava, pagava, faceva. Perché poi io che cosa ho capito in questa situazione? Che alla fine... Esperienza. Se la gente è contenta e paga, alla fine noi siamo cuochi, cioè non è che dobbiamo solo la nostra impronta che fa del bene, mi capisci quello che dici? Cioè, ho capito questo, diventare più umile e rispettare il taste delle persone, o almeno quello che conoscono le persone. Quindi dopo 6 mesi che sono stato, 5 mesi che sono stato in questo ristorante, mi arriva un'offerta del lavoro al Pullman Hotel a Dongguan. Pullman Hotel a Dongguan. Vicino sempre nel Canton, ecco, ricordiamo nel a Guangdong, chi ci ascolta. Parliamo che è famoso per altre diciamo. Cose. Vabbè. Abbiamo detto che non lo diciamo. Però a me che cosa era successo? A Dongguan la situazione che veramente mi ha portato a dire di sì è stata che, in poche parole, Dongguan era più una città aperta, diciamola così. C'erano più stranieri. Qua parliamo del 2012, 2013, 2014, non del 2015 che hanno chiuso tutto. Io come ne sono da Shenzhen. Parliamo di quei 3 anni dove c'erano tanti stranieri. Quindi non dovevo andare a spiegare la carbonara, la conoscevano tutti. Quindi potevo spingere un pochettino di più in qualcosa di diverso. E poi specialmente lavorando per il Pullman Hotel, che è una catena francese, il gruppo Accord, io ho pensato, ho detto vabbè, cioè, i francesi qualcosa dovranno capire dalla cucina italiana, cioè, non è che loro conoscono la baguette sotto, però qualcosa la dovranno pure sapere, quindi andiamo a fare qualcosa un pochettino. E ok, ho accettato, mi sono spostato a Dongguan e ti dico la verità, nel 2015 ho vinto il Master Menu. In poche parole concorrevamo 12 chef italiani, 10 chef o 12 chef italiani. Io ho fatto un menù mio, dove italianità non ce n'era proprio, zero, però ho vinto. Sta lì la novità e l'innovazione del sì, 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 ed è stato quello che poi, che cosa è successo? Nel 2015, in poche parole, l'hotel dove lavoravo io, che avevo un contratto per 2 anni, possiamo dire tutto in questa intervista. Da permettere che io sono arrivato in Cina, ho avuto anche dei problemi, dei piccoli problemi, perché io la mia working visa non me l'hanno mai fatta. Cioè io ogni sera era un problema a pensare, ma se mi arresto, non si fa. Io ho lavorato con una business ecco, visa. Diciamo anche a chi ci ascolta, perché in Cina è... anche a quell'epoca quando sei arrivato tu, comunque le regole erano più restrittive anche adesso. Ecco. No, erano sempre delle regole e purtroppo diciamo che uno deve essere anche fortunato a trovare le persone giuste che mettono le persone in regola e rispettano quello che siano le regole. Mi sarei accontentato anche di non prendere lo stipendio, però essere in regola, e invece non è stato proprio così. Quindi dopo un anno che io sono stato al Pullman Hotel di Dongguan, e veramente tutti i giorni dicevo ai capi, per favore fatemela la working visa, cioè io ho una famiglia,
cioè io non cioè vi sto dando tutto, cioè non mi interessa niente, va, ho una famiglia. Ma tu eri una là bambina. Per turismo allora, all'inizio? Io sono venuto qua per lavoro, però avevo una work, avevo la visa per turismo, perché non avevo trovato nessuno che mi faceva la working visa, o meglio, non ho trovato qualcuno che, ma comunque, nel 2014 io decido dal Pullman Hotel, 2015 decido dal Pullman Hotel di andarmene. Di andarmene, ma no, perché perché in poche parole che cosa è successo? C'è un francese e un tedesco che erano cuochi a Dongguan, sono stati presi dalla polizia e non avevano tutti i documenti. Quindi io ho deciso di licenziarmi automaticamente, di non rischiare più. Se prima non avevo la working visa mi mettevano in regola. Ma Pullman Hotel non me l'ha mai fatta. Vado a lavorare per un altro ristorante italiano, dove conosciutissimo a Dongguan, dove mi fornisce questa working visa. Lo stipendio non era dei migliori, però ho detto almeno c'è, cioè, per mia figlia, cioè, io sono venuto in Cina, cioè, ma non è che con tutta la famiglia, lo sai, non sono solo, se fossi da solo, che uno rischierebbe, però sei, quando sei con la famiglia è un pochettino diverso. Ma certo. Nino, e una quindi... domanda per te, un attimo, ma perché non c'è l'interesse da parte del datore di lavoro in Cina, sapendo che l'amministrazione cinese è molto rigida e combatte, ecco, La situazione prima, adesso c'è, perché adesso non puoi lavorare, cioè, adesso sei controllato dappertutto. Prima era un pochettino più, non lo so come lo devo spiegare, però tu lo sai, tra italiani, perché io ho lavorato per italiani, si cerca sempre una strada diversa, hai capito? Quindi non... Però quella strada lì che percorrono era una strada assai rischiosa, perché anche loro erano italiani, no, in ma era, territorio, cioè, no, loro, territorio cinese. Allora, stiamo a sentire, chi è proprietario di un ristorante ha già gli agganci suoi, e quindi se hai problemi avrai solo tu problemi, capito? Il ristoratore alla fine che produce dei soldi, cioè, non avrà mai problemi, perché paga chi deve pagare, dice vabbè c'è una multa da pagare, ok, se pago la multa, ma io finisco di lavorare e sono fuori, hai capito come funziona? Quindi è questa la realtà. La realtà, io ho detto sempre, io a tutti quelli che ho chiamato, perché ho chiamato pure mio fratello, cioè mio fratello è in Cina, la prima cosa che ho detto a lui di non rischiare, cioè di avere una working visa prima di venire a lavorare, che è una cosa veramente, perché io per 4 anni, e qua posso garantirlo, non dormivo. Tu devi pensare che i primi 3 anni, il primo anno, io ogni 3 mesi dovevo andare ad Hong Kong per ritornare, cioè dovevo uscire per ritornare, fare la visa per 3 mesi, certo. C'è un bordello con una bambina. Ti è andato anche bene che eri sul posto, ecco, non era troppo lontano. No, tre ore di macchina, cioè non parliamo, cioè, e tu dovevi contare che certe volte con il fatto che c'erano tante persone che aspettavano il visto ad Hong Kong, a me mi è capitato 4-5 volte di dormire in mezzo alla strada con mia figlia, mangiare bouts con mia figlia, dormire in mezzo alla strada per aspettare l'indomani mattina alle 8 per avere la visa e mettersi in fila, e non è che potevi prendere l'hotel, i miei 10 anni, se io oggi qualcuno mi vede e dice ma hai fatto fortuna in Cina, io non penso mai a chi sono ora e quello che ho fatto, io penso sempre a quello che sono stato, cioè, ma a quello che sono la gente stato. Non vede, ecco, il passato, gli sforzi che uno ha fatto e i sacrifici che ha fatto. Ma fidati che non sono stati facili, fidati che vedere piangere, ma ci io credo, parlo di una bambina, cioè, una bambina di 3 anni, cioè mia figlia aveva 3 anni quando io ho dormito ad Hong Kong davanti l'ufficio,
davanti l'ufficio, no? Io, la mia ex moglie e mia figlia, aveva 3 anni, 3 anni e mezzo, e avevo comprato dei bauzzi che erano sotto, e per aspettare la mattina alle 8, fare la visa e ritornare. Perché se io andavo a prendere un hotel, la mattina dovevo tornare là, e non sapevo quello che dovevo fare, quello che non parlavo, cioè io non parlavo inglese, non parlavo niente. Sono stati periodi un pochettino particolari, diciamo così, particolari. Però poi alla fine, lo sai, io penso sempre che se tu credi in quello che fai e lo credi veramente e ti batti con determinazione, per quello che... certo. Sì, tutto cambia, tutto cambia. Tutto cambia, ed è cambiato, cioè, la mia vita è cambiata, parliamo di quello che... Ma aspetta che ancora non siamo arrivati. Io a Dongguan trovo questa persona che mi fa la prima working visa, lavoro. Per fortuna, finalmente. Per fortuna, finalmente, lo stipendio non era quello che era, però ho detto io, sai, nella vita qualcuno mi vedrà, cioè in una Cina, WeChat... E tutto quello che c'è, qualcuno dovrà pur vedere qualcosa che succede, giusto? Notarmi, ok. Certo. Notarmi, cioè, e nel 2016 mi arriva una telefonata da Shenzhen, il Venice Hotel, dove mi chiama che mi vorrebbe parlare. Parliamo del gruppo CT, quindi un gruppo cinese, parliamo di una situazione un pochettino grande, quindi ritornare negli hotel, ritornare con uno a Shenzhen, che è una città veramente internazionale, e io ho accettato subito. Ed è stata il trampolino di lancio della mia fortuna, diciamolo così. Io ho conosciuto il general manager, che era là, che mi voleva un mondo di bene. Nel 2017 ho vinto Best Chef Shenzhen ed è stato tutto in salita. Da quel 2017 fino ad arrivare a oggi sono stato un mare di successi. E sono fiero, cioè sono fiero di quello che ho fatto, non di quello che sono adesso, sono fiero di quello che ho fatto. Cioè qualcosa è cambiato, tipo mia ex moglie, cioè non stiamo insieme, ma cioè, ci vogliamo bene, mia figlia. Ha contribuito, mia figlia. Certo. Sono in Cina, mia figlia, mia ex moglie sta insieme al suo compagno, io c'ho la mia nuova moglie, mio figlio e mia figlia sono fratello e sorelle, si vogliono bene, cioè, perché poi alla fine di tutto questo progetto, nel 2018, quando mio figlio è nato, io l'unico scopo che avevo dalla vita non era più la mia carriera, perché ho detto io sono arrivato, io ho vinto a Shenzhen, ho un posto vero, guadagno bene, sto bene, quindi per i sacrifici che ho fatto sono felice, cioè, e li tornerei a fare di nuovo, senza sapere se questo, se i miei sacrifici, senza sapere se mi portano a un qualcosa, ma li tornerei a fare di nuovo, perché io ho creduto in quello che ho fatto, ci ho creduto e ci credo. E in poche parole, nel 2018, quando mio figlio è nato, io l'unica cosa ho detto, vabbè, la carriera non mi interessa più, cioè io voglio oggi che mio figlio e mia figlia siano fratelli e sorelle, quindi ho combattuto per un'altra situazione ancora più grande, che non è più la carriera, certo. Parliamo di una storia un pochettino troppo particolare. E fino a quando nel 2017 io sono venuto a Nanjing, dove questa compagnia dove lavoro adesso, dove sei attualmente, certo, mi ha fatto arrivare talmente in alto che certe volte la mattina mi alzo col paracadute, ce l'hai presente? Perché mi spavento, che se cado mi faccio male, è la verità, perché poi nella vita, lo sai, è come quando tu hai viaggiato sempre con la 500 e mancava la benzina. Poi un giorno trovi una compagnia che ti fa viaggiare, non con la Ferrari, con l'aereo. E quindi ti ritrovi in una situazione dove... cioè io mi alzo tutti i giorni, finisco di lavorare tutti i giorni, è la prima cosa che dico al mio team, grazie, è la prima cosa che dico ai miei capi, grazie. Cioè, si è formata questa famiglia, chiamiamola così. Da premettere che nel 2019, ho fatto un gemellaggio con Sorrento, quindi nel 2019, a marzo del 2019, io ho portato per la prima, allora, l'hotel dove lavoro io
è aperto da 37 anni. Quindi parliamo del flag di Nanjing, la bandiera di Nanjing, dove ci sono stati tanti stranieri dentro. Però, lo sai, lo straniero della pasta carbonara. Quando io sono arrivato qua, la situazione è stata un pochettino diversa. Mi hanno detto, fai quello che vuoi. Fai quello che vuoi. Avevi carta bianca? Non mi so... Sì, avevo carta bianca. Quindi non mi sono accontentato più di trasformare un piatto, fare un piatto. Ho detto, no, voglio fare qualcosa di diverso. Creativo, nel 2019, diverso dagli altri. Sì, diverso dagli altri. Nel 2019 io ho portato per la prima volta fuori dalla Cina la cucina Huaiyansai, la cucina del Jiangsu, e l'ho fatta arrivare a Sorrento, nel ristorante stellato Il Buco di Sorrento. Insieme allo chef Giuseppe Aversa abbiamo fatto un 3 giorni di eventi. In poche parole, io ho portato la cucina del Jiangsu, però rivisitata nel mio plating. Io impiattavo i piatti come la vedevo io. Fino a quando poi noi eravamo a Sorrento e il sindaco di Sorrento mi chiamò e mi disse, ma che ne pensi di fare un gemellaggio con Nanjing? E io gli ho detto, oh, ma io mica faccio il politico. Che, lo sai, io l'ho guardato e ho detto, ma io faccio il cuoco. E ti dico la verità, sì, nel viaggio di ritorno io vedevo la faccia dei miei colleghi che erano felici perché erano stati a Sorrento, avevano fatto qualcosa di diverso, e allora ho detto io, ma tu pensa se i ragazzi delle scuole vivessero questa sensazione. Cioè nella mia mente c'era, se la scuola di Nanjing manda 10 ragazzi in Italia e 10 ragazzi da Sorrento della scuola vengono qui a Nanjing e si fa un exchange e loro capiscono che la Cina è bellissimo. Non è quella che pensano loro con i carretti, perché la Cina a me mi ha portato fortuna, cioè la Cina è talmente bella che io, che è bellissima. E allora nel viaggio di ritorno ero, cioè io continuavo a scrivere come dover dire a far capire al mio hotel quello che vorrei fare. Fino a quando poi io sono arrivato a Nanjing, quel giorno non me lo posso mai dimenticare. Noi eravamo seduti in un tavolo e avevo bevuto baggio. Avevo bevuto talmente tanto baggio che ero ubriaco. Mi alzo e dico al mio capo grande, gli dico, ma che cosa ne pensi se noi facciamo un gemellaggio con Nanjing? Con Nanjing? E io resto così. E lui mi ha detto, bella idea! Era ubriaco pure lui, però il giorno dopo. Beh, forse lo stato di ebbrezza aiuta a non avere peli sulla lingua, cioè essere più diretti. Il giorno dopo mi hanno chiamato in ufficio per capire come si faceva questo gemellaggio. E quindi ho detto io, ma secondo me se facciamo arrivare il sindaco e poi firma e faccio arrivare qua 15 persone, organizziamo un evento di 400 persone, chiamiamo la Camera di Commercio, la comitiva, la Camera di Commercio, ho chiamato l'ambasciata, il consolato, cioè io che non avevo nessun numero, mi sono messo a cercare tutti i numeri e contattavo tutte le persone per essere qui. Quindi è stato l'anello di congiunzione per tutte le attività lì. Ma a fortuna, cioè, qua parliamo di fortuna, io sono stato fortunato, perché ho trovato tutte le persone al momento giusto, che lavoravano in quel posto e mi davano il contatto per andare avanti in questo progetto. Io dico la verità, a me mi hanno aiutato tantissimo le persone. Poi sono andato a Culoci, nel distretto di Nanjing, dove mi conoscevano tutti, ho detto, oh, lo facciamo questa... Ho detto sì, abbiamo stabilito la data il 26 di... novembre, e dall'Italia sono venuti 20 persone, tra cui 4 chef stellati, 3 chef stellati, il direttore della scuola alberghiera di Sorrento, il sindaco di Sorrento e tutti gli altri, cioè assessore, quello e quell'altro, tutti qua. E abbiamo firmato un accordo con Nanjing, il distretto di Culoci, quello che io ti ho mandato a te, le fotografie, dove tu hai visto. Raccontaci questa tua esperienza emozionale. Non ho parole,
non ho parole, non ho parole. Lo sai quando tu riesci ad arrivare a delle cose che non si riesce a esprimere? Cioè, io sono un tipo, è stata, me devi credere, la stessa sensazione che hai sentito quando sei arrivato all'aeroporto di Quantong, o è ancora di più? Ma io sono passati forse un mese dopo, dove loro mi consegnavano le targhette con questo qua, e io non credevo a quello che avevo fatto. Cioè, io, dopo un mese che loro mi continuavano a consegnare targhette, guarda, vi mando, si può girare? Vabbè, certo, ce l'ho, le foto, ce l'ho. Tutti i riconoscimenti, i meriti. Sta facendo vedere le foto, cioè, sì, parliamo di questo. Sì, sì, Wen sta facendo vedere le foto. Sì. Sì, non credi, perché poi non credi che sia arrivato, perché ripeto, io faccio il cuoco, tanto, cioè io nella politica non ci sono possiamo mai. Possiamo dire che anche tu sei stato bravo, perché essere determinato fino in fondo, non mollare, essere audaci, premia, ecco, alla fine. Noi, allora, io dico sempre che nella vita uno deve avere... Ripeto, io è scaturito tutto, perché poi il patto di collaborazione che io ho fatto e che ho firmato è con le scuole, è perché il fatto del coronavirus in questo momento non si può fare niente, ma noi abbiamo già firmato un accordo con Sorrento e con le scuole di Nanjing, che ci sono persone che chi arriva giustamente a un determinato punteggio va direttamente nei ristoranti Michelin stellati a fare dei come si dice, degli stage. Quindi io quello che ho fatto alla fine, lo sai, io l'ho fatto per un mio sogno, uno per gli italiani che veramente devono capire che cos'è la Cina, e poi che cosa succede. Io il grande supporto che ho è dalla mia da questa compagnia dove lavoro. Noi abbiamo quasi 200 hotel, quindi posso mettere le persone dove voglio per far capire che cos'è la cucina del Jiangsu, che cos'è la cucina cinese, cioè capire che cos'è la cultura cinese, perché alla fine dalla cucina tu capisci quello che è la cultura, e mandare i cinesi in Italia per capire come si sta in un ristorante, hai capito? Perché noi italiani, per stare in un ristorante, siamo schedati. Cioè, io ho avuto sia l'esperienza di lavorare in Italia e l'esperienza di lavorare in Cina. In Italia sono più, hai capito? Cioè, ognuno ha una mano diversa. Certo. Sì, ha una mano diversa. Ha come si dice? Un approccio diverso. È diverso. Quindi la mia idea, quando io nell'aereo per il ritorno, da premettere che non tornavo in Italia da 9 anni, cioè io sono stato in Cina per 9 anni senza tornare, quindi quando sono tornato in Italia, per me è stato hai baciato il suolo italiano. Tu quello qualsiasi, io non ho baciato il suolo. Non ti è mancato? Quando sono arrivato in Italia volevo tornare un'altra volta in giro. Allora, wow. Abbiamo malinterpretato il tuo messaggio. No, l'Italia, ripeto, è la mia, diciamo, è un pezzo del mio cuore. Però oggi, dopo 10 anni che sono qua in Cina, la parte più importante del mio cuore c'era la Cina. Wow. E questo ce l'avrà per sempre, perché cioè, io come mi sono sentito qua e quello che sono diventato qua, non me l'ha dato mai nessuno. L'opportunità, una vita diversa, dimostrare qualcosa di diverso e fare qualcosa di diverso. Cioè, noi parliamo di un gemellaggio. Tu pensa se in Italia tu vorresti fare un gemellaggio e dovresti, cioè, tu pensa in Italia, per andare in posta e pagare una bolletta, anche quella là che ti paga la bolletta deve dire come si paga, quella. Io ho fatto un gemellaggio in Cina, cioè in Cina, talmente tanto grande che quando le persone mi dicono ma mi stai dicendo vero? Ma come è stato? Te lo dimostro, eppure ci sono riuscito.
Io sono, diciamo com'è la situazione, in questo momento io sono il direttore culinario di 168 hotel. Complimenti. Cioè, io faccio il direttore culinario di 160, dove sponsorizzo la Barilla, che vado a fare l'Italian Week in giro per il Geneva Hotel. Ma in Italia chi ti dà la possibilità di diventare questo? E quanti anni dovranno passare per fare questo? E chi è che lo fa? Cioè, mi capisci con quello che ti sto dicendo io? Io non posso... Io oggi non potrò mai dire, cioè, l'Italia è il mio cuore. No, no. L'Italia la amo perché da 0 a 18 anni mio padre e mia madre non mi hanno fatto mancare niente. Però oggi la mia vita, la vera vita, perché da 18 anni in poi... La tua è la vera vita, ecco. Sappiamo dopo la vera vita. E io dovrò dire sempre grazie alla Cina. Cina sarà anche, però hai anche contribuito, ecco, tu direi grazie alla Cina, però per la Cina tu comunque sei uno chef eccezionale, comunque contribuisci. Io per la Cina, specialmente per Nanjing, io sono cinese. Bene. Quindi quando loro ti trattano come se fossi, cioè io nel mio ristorante nessuno vede in me la parte lo straniero. Io non ce l'ho in questa compagnia, in questa città. È bello sentirti dire questo, perché si spera che con l'avvenire, diciamo, un po' tutti gli stranieri, perché poi siamo sempre stranieri, giusto? Allora, io non lo so, da quando è che non venite voi in Cina? Io dal 2015. 2018. Ok, ora vi dico una cosa, e qua lo possiamo dimostrare davanti a tutti. Io sono l'unico straniero ad avere l'Iboca. Cioè, io sto facendo adesso, in questo momento. Ce l'avete presente l'Iboca? Quella per gli ospedali, quella. Ok. Io sono l'unico straniero ad averla. E sto facendo, cioè, sono stato l'unico straniero ad avere una working visa di 3 anni quest'anno. Sono l'unico straniero senza matrimonio ad avere la mia green visa. Quando succede questo, alla fine, che le persone ti conoscono e ti hanno fiducia in te. Beh, diciamo che anche con avere una moglie cinese ti ha aiutato molto nella parte burocratica. Non è mia moglie. Ah, d'accordo. Ancora non è mia moglie, no. No, noi siamo fidanzati, abbiamo un bambino, ma tutto quello che ho ricevuto l'ho ricevuto per me, non perché mi sono sposato una moglie cinese. E io questo ancora posso dimostrare agli altri, perché quando uno fa le cose per bene, bravo, e li fa con la correttezza, non è perché deve mettere incinta qualcuno o per sposarsi a qualcuno per ricevere qualcosa. Io tutto quello che ho ricevuto, io ancora adesso non sono sposato con mia moglie. E mi sposerò con mia moglie il giorno che avrò ottenuto tutto per me, per il mio lavoro e per la mia credibilità. Io non mi sono sposato con mia moglie apposta. Bravo, bravo. Ma è questo che ti differenzia dagli altri, perché poi io pensavo che tu dicessi al terzo figlio ti sposavi con la nostra concittadina. Una nostra ultima recente intervista, una nostra amica Yen, che è di Nanchino, ci ha detto che a Nanchino si può avere 3 figli in Cina. Sai che la Cina ha applicato la politica del figlio unico. In Cina in questo momento tu puoi avere quanti figli vuoi, se hai la possibilità di pagarli. Perché se vanno a scuola, lo sai, se vanno a scuola sono problemi, perché le scuole in Cina sono un pochettino particolari. Quindi no, molto la caro, Cina non... Sì, sono costose, però ripeto, tutto quello che io ho ottenuto e sto cercando di ottenere, non perché ho fatto strade diverse, oppure sposare perché per prendere, fare, dire, no, la mia credibilità, no, il mio lavoro, la mia parola, e tutto torna, fidati che tutto torna. Beh, tu sei conosciuto come lo chef Nino, mica per il marito di una cinese, dobbiamo evidenziare questo aspetto. No, io sono conosciuto
diciamo la verità, sono conosciuto come lo chef del Chilling Hotel che ha aperto da 30 anni. D'accordo. Okay. Okay. Quindi una buona parte delle persone che mi conoscono io la devo dare sempre dove lavoro, che è questo hotel, che mi ha dato la possibilità di esprimermi, che mi ha dato la possibilità di vivere, che mi ha dato la possibilità di vivere, io dico la verità, di vivere una vita bellissima. Bellissima, che non mi fa mancare niente. Questo è l'aspetto più importante. Tu pensi, guarda, ti convido anche questo. Guarda, ti convido anche questo. Io nella mia vita, io non ho mai amato i tatuaggi. Però quando due anni fa, lo sai che cosa è successo? Io e loro che mi avevano trattato così. Ok, questo qua è il logo dell'hotel. Lo puoi far vedere a tutti. Ah, però te la sei proprio portato sulla pelle anche il me lo sono messo, me lo sono marchiato. Ti sei marchiato, quando tu dici credo in voi, quindi questo non si può cancellare, questo qua è una cosa che resta per sempre e io lavorerò per sempre con voi. Ma poi che cosa c'è? Sono successe tante cose, cioè mio figlio è diventato la mascotte, le mooncake, io cioè ci sono state talmente tante cose che reclutati ormai siamo tutta la famiglia che ci chiamano la famiglia. Ma comunque è un grazie a questa compagnia veramente che veramente puoi citare il nome della Gina. Compagnia ancora una volta, Nino? Chilling Hotel sinceramente, ma parliamo non solo il Chilling Hotel, perché parliamo, cioè un grazie va agli abitanti di Nanjing che sono... Vabbè, certo, ai clienti soprattutto. Non solo i clienti, a tutte le persone che conosco e sono tante, che sono... Non lo so perché Nanjing, non riesco a trovare una parola esatta per veramente classificare... Ringraziarli di cuore. No, ma cioè, loro sono Nanjing... Sono delle persone che io mi ricordo quando sono arrivato qua, c'era quella faccia, lo sai, lo straniero. Però quando loro capiscono chi sei e quello che fai, ti amano. Cioè io mi sento come a casa. Io vado in una casa e trovo sempre la tavola apparecchiata. Ed è qui il bello è che non ti fanno sentire diverso. Ma ci sono talmente tante storie che potrei raccontare, perché poi io sono stato fortunato, ma ripeto, non ho mai fatto del male nessuno, cioè io ho solo lavorato, ho cercato di fare il mio meglio e poi si vedono i risultati si vedono. Io per esempio non sono un ragazzo che va al bar, quello no, non ci vado, perché uno col lavoro che faccio non ho questo tempo materiale a disposizione dedicare. Sì, ma Nino, abbiamo pochi minuti, abbiamo 10 minuti, ti voglio fare quest'ultima domanda. Come si sta approcciando i ristoranti in Cina a causa del Covid, visto che i tuoi connazionali in Italia o i tuoi connazionali europei stanno attraversando una crisi senza precedenti, i ristoranti e i bar sono chiusi a causa delle norme restrittive, e in Cina nessun problema in questo momento, giustamente noi dobbiamo avere delle precauzioni, quindi lavoriamo con le mascherine, prendiamo i codici delle persone che vengono qua a mangiare, però in Cina non c'è nessun problema per la ristorazione. E durante la prima ondata quali sono state le durante la prima ondata è meglio che non pensarci. Tu pensa una città con tutte le persone che sono fuori, cioè io lavoro in un hotel dove ci sono 1000 camere. Noi abbiamo 1000 camere. Sotto al primo piano noi prendiamo la metro, cioè c'è proprio la stazione metro, la fermata metro. Io la mattina quando mi alzo, cioè tra il buffet delle colazioni abbiamo intorno 2000-2200 persone, ma se vai giù
e incominci a passeggiare, solo a passeggiare, o andare a, cioè solo passeggiare, riesci a incontrare dai 250-300.000 persone, chi prende la metro, ritorna alla metro, cioè pensa dove lavoro io, che è la fermata numero uno della metro a Nanjing, quante persone che prendono la metro, tu pensa nei 2 mesi, nessuno. Cioè io mi spaventavo, cioè io sono spaventato, ce le presenta alla fine del mondo, quando succede la fine del mondo. Sono stati 2 mesi che... Sì, un'apocalisse, non vedi una macchina, non vedi niente. E ti senti che sta succedendo, è una cosa... Però lo sai qual è la cosa bella della Cina? Perché io dico sempre, oh, ma la Cina è grande. Ha fatto un lockdown, nessuno usciva di casa, nessuno. Ma lo facevano per spirito proprio o perché il governo obbligava? Spirito, ok, tu lo sai che i cinesi la prima cosa che loro pensano è la vita, ma loro non gli interessano i soldi. Ai cinesi non gli interessano i soldi, la vita è più importante dei soldi. Più spirito loro lo facevano. E poi attenzione, ogni persona del palazzo faceva il turno per non far uscire nessuno da casa. Cioè parliamo di cose, cioè io ho visto cose che impressionanti, persone che lavoravano al supermercato facevano le security di notte, persone che vendevano i fiori facevano le security di notte. Quindi la Cina è stata grande, ha fatto un lockdown micidiale, cose che non sono state fatte in Italia. Da premettere, ora vi faccio una confidenza. Fino a 2 settimane fa, la mia famiglia, a Castelluccio Inferiore, mio padre, mia madre e mia sorella, erano tutte e tre test positivo per il Covid. E io dalla Cina, che gli dicevo tutti i giorni, oh, non vi muovete da là, cioè dovete stare a casa, oh, dovete stare a casa. Tutte e tre. Cioè, 2 giorni fa, che hanno rifatto il test, sono risultati negativi. Però questo, per farti capire a te, in Italia non nessuno segue delle regole. Cioè, tu vai nel bar, sì, chiudono i bar alle 6, sì, ma fino alle 6 vanno a prendere l'aperitivo la gente. Cioè, come puoi dopo dire, ma no, andiamo a... Sono tante cose che sono diverse. Qua quando c'era lockdown, qua non apriva nessuno. Cioè, non apriva nessuno. Ma se non avevi da mangiare, non mangiavi, hai capito? Invece no, esco, mi compro le sigarette. La gente qua in Cina si comprava 3, 4, 5 steak, 10, 2 cartoni di sigarette se ne metteva dentro. In Italia ogni mattina uscivano per comprarsi un pacco di sigarette. In Italia ogni persona, che io ho visto dei video che sono impressionanti, persone che non hanno mai fatto corsa, andavano a fare la corsa la mattina, durante il Covid, cazzo. Questo qua non avevo mai fatto, o gym, non l'avevano mai fatto, lo facevano durante il Covid, o giocare a ping pong, no, non sapevano mai giocare. Ma in Cina non è stato così. In Cina quando hanno deciso di chiudere, si è chiuso tutto. Hai capito qual è la differenza? Vabbè, oh. Noi lo vediamo in diretta, l'aspetto che ci stai raccontando adesso, visto che siamo noi in Europa e tu sei in Cina, ecco. Guarda, io sono una persona, e lo ripeto, io mi sento salvo di essere qui. Io mi sento salvo di essere qui. E credimi, è come se fosse un regalo, ce l'hai presente un regalo della vita, che mi hanno buttato qua, oh, io sto bene. Ti hanno buttato, hai avuto anche il coraggio di partire con la famiglia, con una bimba piccola, sei una persona particolare, speciale, ecco, per questo che abbiamo voluto avere una tua testimonianza, perché è questa la forza che dovrebbero tutti avere, e in te lo vediamo. Io spero che quello che ho raccontato stasera, come dici tu, possa servire a qualcuno di intraprendere qualsiasi lavoro, perché qua non si parla di fare cuoco, fare qualcosa. La cosa che uno deve veramente dall'Italia alla Francia, cioè, le destinazioni del mondo. Cioè, la destinazione non è quella che conta, la cosa che conta è credere in quello che si fa e credere in quello che uno vuole dentro. Arrivare. Io ho rischiato tanto, credimi che sono stati dei giorni che... anche rischiare, se non, ma però attenzione, io ho rischiato con prudenza, una bambina piccola. Rischiare con prudenza, certo. Io ho rischiato con una bambina piccola di 2 anni, ho rischiato con la mia ex moglie. Prendere 2 biglietti aerei, una busta nera, con niente. Certo, arrivare qua in un paese chiusa, dove non si parlava niente. Ho rischiato un pochettino tanto, però mi ha portato fortuna, diciamola così. A tanto. Io penso sempre che qualcuno dall'assù ci vede per quello che facciamo.
Certamente se fossi stato a casa a guardarmi le partite di pallone, tutto questo non sarebbe successo. E beh, quindi certo, oggi è quello che se non ha... piuttosto a lamentarci, rimbocchiamoci le maniche e andare avanti, giusto Nino? Penso che abbiamo questa filosofia. Io qua posso, se questa mia testimonianza può portare veramente a muovere qualcosa dentro alle persone, io ho fatto questa intervista perché credo anche in voi, perché quello che fate è per dare una carica in più a quelle persone che stanno a casa, che giocano al fantacalcio, hai capito? Quindi per questo mi sono messo a disposizione, io anche ci giocavo, quindi io mi sono messo a disposizione in questa intervista per questo. Io sono un'imbranata dei giochi, ecco, lo ammetto subito. Io ripeto, spero che questa nostra intervista, questa nostra, no, non la chiamiamo intervista perché chiacchierata, non mi voglio sentire, quattro chiacchiere, una chiacchierata è stata intanto qualcosa di, ci siamo conosciuti per quello che siamo, cioè per quello che è stata la nostra esperienza. La semplicità sì, della vita, dobbiamo semplicità e la testardaggine, diciamolo così. Anche quello è un aspetto positivo a volte. La testardaggine. E va bene, signora, io non vi levo più. Se avete qualche cosa da chiedermi, tranquillamente. Gwen, tu hai una domanda per Nino? No, io sono esterrefatto, ho ascoltato silenziosamente, quindi sono... Pure anch'io, Nino, guarda, sono veramente contento che ci hai condiviso questa tua bellissima esperienza. Ti auguro ancora tanta strada in salita. La Cina è tanto grande, io le chiamo le Cine perché sono è grande, è anche più grande dell'Europa, quindi tu sei sulla Nanchino, quindi avrai sicuramente le opportunità per crescere sul piano professionale, e te lo auguro tanto perché sei una persona che veramente se lo merita. Grazie, intanto grazie, e quando vi trovate a Nanchino mi volete venire a trovare. Massima disponibilità. Speriamo, pandemia permettendo, dall'Europa verremo volentieri se siamo da quelle parti. Noi siamo sempre qua, tanto io resto qua per sempre. Ah no, tu sei ormai identificato. Io mi sono fatto il timbro. Poi c'è mio figlio che lo faccio in bronte, no. Mio figlio, quindi siamo in due. Harry Potter. In fronte nuova. Tipo il ragazzo dallo Smeraldo, come si chiamava quello là, indiana, che c'aveva la Smeraldo. È stata una giornata pesantissima, vi voglio bene. Ti lasciamo riposare, ti ringraziamo ancora Nino, e buona serata, buonanotte. Buonanotte e buon Nino. Riposo. Buonanotte. Grazie Nino, ciao. Ciao Nino, grazie.